Enea col figlio e coi suoi primi duci all'ombra d'un grand'albero in disparte degli altri a prender cibo insieme unissi. Citata dall'Eneide di Virgilio, prende il nome dal latino pincere, che significa pigiare, schiacciare, ed era l'operazione che facevano i contadini per stenderla prima di infornarla. Stiamo parlando della pinza romana, fiore all'occhiello di Roma e orgoglio nazionale. Oggi vedremo come realizzare questa eccellenza in casa, cotta nel forno a legna Clementi Pulcinella. Gli ingredienti per la pinza romana sono la farina, l'acqua, il lievito, il sale e l'olio. Un chilo di farina per pinza romana, 5 g di lievito di birra disidratato, 20 g di sale, 15 g di olio, 730 g di acqua. Andiamo a vedere insieme la procedura per realizzare l'impasto. Gli attrezzi per realizzare l'impasto sono una frusta a mano, una spatola in plastica, un tarocco in acciaio e una capiente ciotola. Iniziamo a versare la metà dell'acqua nella ciotola. Inseriamo la metà della farina, entriamo con il lievito. A questo punto aggiungiamo altra farina. Entriamo con il sale, un altro po' di acqua. E seguitiamo ad impastare. Ora che questo primo impasto è abbastanza amalgamato, aggiungiamo l'olio. E seguitiamo a mescolare per far assorbire bene dall'impasto tutto l'olio. Quando l'impasto risulterà bene amalgamato, copriamo la ciotola con un canovaccio e lasciamo riposare per 15 minuti. Passati 15 minuti, aggiungiamo tutta la farina rimasta e tutta l'acqua rimasta. E a questo punto, mani in pasta. Trattandosi di un impasto molto idratato, dobbiamo fare in modo di dare tempo alla farina di assorbire l'acqua. Quindi faremo un impasto abbastanza sommario, e quando ci accorgeremo che la farina ha inglobato tutta la parte liquida, ci fermiamo. Copriamo con un canovaccio l'impasto e lasciamolo riposare per 30 minuti. Passati 30 minuti, iniziamo a fare delle pieghe di rinforzo dell'impasto direttamente in ciotola. Ci bagniamo la mano con un po' di acqua, prendiamo l'impasto, tiriamo e pieghiamo su se stesso. Ripetiamo questa serie di pieghe dopo altri 30 minuti. Dopo la seconda serie di pieghe lasciamo riposare per altri 20 minuti. Dopo l'ultimo riposo passiamo l'impasto sul piano di lavoro con l'aiuto di una spatolina. A questo punto faremo altre pieghe di rinforzo, in questo modo. Prenderemo l'impasto così, tireremo su e ripiegheremo su se stesso. Finite le pieghe, con l'aiuto della spatola in acciaio, cercheremo di dare forma al nostro impasto.
Ungiamo il fondo della ciotola con olio. Trasferiamo il nostro impasto nella ciotola. Copriamo con pellicola e questo impasto va dritto in frigorifero per 36 ore. Le 36 ore sono passate, abbiamo tirato fuori l'impasto dal frigorifero e l'abbiamo lasciato a temperatura ambiente per circa un paio di ore. Ora lo trasferiremo sul piano di lavoro e inizieremo a fare la dosatura dei panetti. Iniziamo a pesare le dosi. Come la facciamo grande? Come ci pare? Se il forno è grande, faremo una pizza grande. Adesso sto facendo panetti da circa 500 grammi. Ora che i panetti sono formati, li trasferiamo in una cassetta per lievitazione e le lasceremo lievitare per altre 2 ore. A differenza della pizza napoletana, che richiede una temperatura decisamente alta, quasi 400 gradi, la pinza romana va cotta a una temperatura di circa 200 gradi, quindi ci attrezzeremo per una cottura a brace. Mettiamo una dose molto generosa di farina sul piano da lavoro. In questo caso io ho usato una semola rimacinata di grano duro, ma va benissimo anche la farina di riso. Prendiamo il nostro panetto lievitato dalla cassetta e lo posiamo in questo modo. Iniziamo a schiacciare i bordi e a pinzare. Andiamo ad infornare la nostra pinza romana. Guardate che meraviglia, una pinza leggerissima con il classico crunch. Pinza romana, eccellenza romana conosciuta in tutto il mondo, cotta nel forno a legna Clementi Pulcinella. Ciao!